Grazie per chi c'è, grazie a Promocam per aver dato il patrocinio a questo convegno e grazie anche a voi che siete arrivati puntuali. Visto che normalmente io da Svizzera inizio sempre puntuale, grazie. Io avrei bisogno, proprio per due secondi, tanto per introdurre, avevo preparato tre cartelli per i nostri potenti mezzi. Tanto per capire un momentino a livello di comunicazione 2.0, mi scuso già con Mauro Guglielmini e con Lorena Burri perché essendoci stati l'anno scorso sta pizza se la sono già beccata, ma è solo un vicino, un riassuntino di quello fatto l'anno scorso, non vi preoccupate. Allora, quotidiani, televisione, radio, per qualcuno fino al 2001, per un'altra scuola di pensiero fino al 2005, scuola di pensiero a cui aderisco, ognuno di questi strumenti dall'età della pietra era obbligato a usare un certo modus operandi per poter arrivare al pubblico. Cioè radio, se uno voleva ascoltare la radio era obbligato A ad avere una radio, B che ci fosse un'emittente radiofonica con l'antenna e tutto quanto e con un trasmettitore. Televisione, idem con patate, uno se voleva guardare un programma televisivo doveva avere una televisione e ci doveva essere un emittente che trasmettesse. Quotidiano, se uno voleva leggere un quotidiano doveva andare in edicola a comprarselo e ci doveva essere qualcuno che stampava la carta su cui c'era scritta la roba e che la diffondesse. A partire dal 2005 tutto questo modus operandi nell'editoria che è iniziato all'età della pietra, è iniziato con gli uomini primitivi che incidevano sulla pietra e per comunicare in quella maniera bisognava avere la pietra su cui incidere e gli strumenti adatti per inciderci sopra, è andato tutto a morire. Perché? Perché si è arrivati a quella che è stata definita la comunicazione 2.0, cioè io oggi la radio non ho bisogno di una radio per ascoltarla, la posso ascoltare anche su un canale, su un sito internet, la posso ascoltare anche sul digitale terrestre. Cioè non ho più bisogno di acquistare lo strumento radiofonico per ascoltare un programma radiofonico. Idem con televisione, per la televisione, posso andare su YouTube, posso con uno smartphone guardarmi un programma televisivo. Quindi è cambiato tutto, perché questo vuol dire che bisogna tener conto anche di altri procedimenti, di altri processi. Stessa cosa con i quotidiani. Io vorrei sapere tra voi, qui non ha mai letto un quotidiano, andando direttamente sul sito internet quotidiano. Lasciando stare altre evoluzioni, perché poi adesso ci sono molti che dei quotidiani si leggono i tweet, ad esempio, su Twitter. Quindi sta cambiando tutto, sia nel sistema di trasmettere, sia nel sistema di porsi, perché il sito internet Corriere della Sera riscrive gli articoli per il web, perché usando lo stesso linguaggio uno non se lo legge più. Quindi, in quest'ottica, l'anno scorso abbiamo fatto un convegno sulla comunicazione 2.0, sull'evoluzione che c'è stata da questo punto di vista, che non ha riguardato solo questi tre media, ma ha riguardato tutta la comunicazione a 360 gradi. Quest'anno cosa facciamo? Andiamo oltre. Cioè con questo convegno fissiamo i paletti su quella che è stata, quelle che sono alcune delle novità nel settore a livello di editoria telematica e poi ci ampliamo. Cerchiamo di ampliare l'orizzonte guardando che cosa è successo in altri ambiti, che sono ambito dei viaggi in questo caso e nell'arredo per veicoli della recreazionale, camper o caravan che sia. Quindi